Buongiorno a tutti, eccoci qua ancora nella cucina del ristorante Glauco. Perché siamo qua? Perché vogliamo prepararvi un altro pranzo. Andiamo subito a vedere il nostro sacchettino cosa c'è dentro. Ecco qua tutti i nostri, vostri piatti. Allora, partiamo dall'antipasto, che sarà un crudo, passiamo al conchiglione, che sarà il nostro primo, passiamo al secondo, che sarà una zuppa di pesce mediterranea, e a finire il nostro dolce. Andiamo subito a vederlo uno a uno. Partiamo appunto dall'antipasto. Allora, come antipasto avremo un pinsimonio di gamberi, scampi Sicilia, con delle verdure appunto in pinsimonio, e una crema di yogurt aromatizzata. Andiamo subito a comporre il nostro piatto. Sedano, finocchietto, peperone, i nostri scampetti. Andiamo un po' a occupare, tra virgolette, il piatto con tutti i nostri prodotti. Ricordiamo che sono crudité. Voilà. Un bel antipasto. Finocchietto. Adesso prendiamo la nostra crema, come al solito andiamo a fare un triangolino sul nostro sacchettino e andremo a utilizzare un po' come un biberon, una sac à poche, e andiamo a metterlo sopra. Dopo una fantastica crudité passiamo al nostro primo. Allora, abbiamo dei conchiglioni di grano duro con una crema di carota, sarago affumicato, e poi andremo a mettere una fonduta delicata di taleggio. Andiamo subito a mettere i nostri conchiglioni in una padella con tutto il nostro sughino, un'aggiunta di acqua, e andiamo a scaldarli. Dobbiamo solo scaldarli. Abbiamo scaldato i nostri conchiglioni, li andiamo a impiattare. Li andiamo a disporre su tutto il piatto. Vedete che bella forma già che hanno. Andiamo a prendere tutto il nostro sughettino. È un bel sughettino, bello bello saporito, eh? Sarago affumicato, al legno di faggio. Voilà. E alla fine andiamo a mettere ancora una nostra delicata fonduta di taleggio. Se avete microonde potete scaldarlo 10 secondi nel microonde, se no potete immergerlo nell'acqua calda e questo sarà il risultato. Voilà. Stessa cosa per il secondo piatto. Andiamo a scaldare una pentolina. Qua abbiamo il nostro pescato del giorno e profumi mediterranei, pomodorini, capperi, olive e cipolla rossa. Andiamo a scaldare con l'aggiunta sempre di un pochettino d'acqua ad impiattarlo. Prendiamo i nostri crostini di pane, sono belli croccanti, eh? Andiamo a dare un po' la croccantezza, la parte croccante al piatto, e andiamo a disporre il nostro pescato. Li ho messi alla base i crostini, così almeno si imbevono di tutto il sughettino, di tutti i sapori mediterranei. E guardate qua che bello. Con tutto il sughettino. In bellezza con il nostro dolce. Allora, abbiamo una semisfera, una bavarese al cioccolato e lampone con un crumble e la nostra salsa al lampone. Andiamo a prendere la nostra salsa, facciamo il nostro solito buchettino e andiamo a creare un po' di puntini sul nostro piatto, eh? Ora prendiamo la nostra semisfera, il nostro dolce, lo andiamo a mettere nel centro, il crumble, la parte croccante, e voilà. Non ci resta che augurarvi buon appetito e ricordatevi, taggateci nelle vostre foto, nei vostri impiattamenti, nasce questa nuova challenge, noi cuciniamo e voi impiattate. Alla prossima!